Bentornato su Officina del Pilota. Oggi ti racconto la storia di questa Ford Focus ST che ha subito un grave incidente tempo fa e che invece di essere stata abbandonata a se stessa è stata rimessa a posto, è tornata su strada e oggi faremo anche una prova tra le più belle curve che abbiamo in Abruzzo e insieme a Ciro, il proprietario, vi racconteremo la sua storia, il ripristino e tutte le sue modifiche. Questa Ford Focus ST di Ciro, bentornato anche a te Ciro. Bentornati a tutti ragazzi. È una macchina che è entrata nel mio cuore perché dopo aver fatto il nostro primo video che andò benissimo, infatti vi lasciamo qui in alto a destra una scheda, ha subito poi un incidente, o meglio. Sì, purtroppo sì. Non era neanche colpa tua, era colpa tua, adesso poi ne parliamo. 50 e 50. 50 e 50, morale della favola, la macchina distrutta. Sì. Ciro poteva disfarsene o poteva iniziare un percorso lunghissimo sul ripristino di questa macchina. Ebbene, ovviamente ha scelto la seconda strada perché tu di questa macchina sei follemente innamorato. Assolutissimamente. Non mi è passato nemmeno minimamente per un secondo lasciarla abbandonata così distrutta su quel carro attrezzi. Niente, è una piccola dinamica che in poche parole sulla strada che stavo facendo c'è stata un'inversione di marcia improvvisa della persona che stava avanti. Io purtroppo ero anch'io in sorpasso, linea continua, e quindi nel non fare il peggio per la situazione ho cercato di evitarlo il più possibile e sono andato sulla carreggiata sinistra, ho preso un marciapiede di 50 cm alto e abbiamo distrutto tutto il lato sinistro e tutta la fiancata destra, quindi la macchina l'ho dovuta rifare a livello di carrozzeria tutta quanta, tutta. Ciro e il carrozziere hanno impiegato circa un anno per rimetterla completamente a posto. I soldi spesi dal carrozziere sono stati 2003 e la meccanica 4.500 per un totale di 6.800 euro. Finalmente la Focus ST torna su strada. E questo è per quanto riguarda l'incidente. Poi da lì insomma abbiamo apportato qualche miglioria leggera. Non esagerando. Però io la macchina l'ho appena guidata e ho sentito delle cose nuove da raccontare. Sì. Ok, rispetto a quando era tutto originale, come detto già nel video precedente, abbiamo fatto uno stretch 3 completo per quanto riguarda il tipo di auto in questa categoria qua. Quindi c'è stato l'assetto, abbiamo curato tutta la meccanica, un po' di power flex sulle barre antirollio anteriori, posteriori, di motore, aspirazione completa, abbiamo un intercooler tutto della Forge, sia dell'aspirazione e sia per quanto riguarda l'intercooler. La turbina è stata cambiata, è quella che porta questa macchina all'incremento. Abbiamo una Garrett 2867 e da lì poi lo studio man mano dell'elettronica. E non solo, perché so anche che hai messo un differenziale. Sì, quello c'è stato dopo, sì. Piano piano perché ci sentiva proprio l'esigenza. Poi abbiamo maggiorato anche i freni. Altra cosa che è forte. Ah, ok, un po'. Brembo, sì. No, sono rimasti tali. Sono rimasti tali, abbiamo cambiato solo i dischi. Okay. Sono tolto i forati e sono andato sui baffati, perché il forato, oddio, a me è andato via. Nell'incidente. Sì, ci ha distrutto proprio, sì. Fra incidente e quant'altro abbiamo preferito toglierlo. Certo. Ciro, tutto poi questo lavoro che avevi fatto di meccanica, sì, all'inizio è stato poi tarato, perfezionato da Daniele Taglienti. Sì, dopo, che... sì, come nel primo video ero con DMP, poi ho lasciato, sono con Daniele Taglienti da un po' di tempo. Come ti trovi? Mi trovo molto bene, persona molto seria, tranquilla, ha preso più a cuore l'auto, l'abbiamo, sì, rivista un po', non di tanto. E niente, poi per quanto riguarda adesso elettronicamente siamo molto tranquilli. C'è una mappa sui 350 cavalli, io la uso tutti i giorni, come dissi anche all'inizio, questa è una daily,
viene usata tutti i giorni per andare casa lavoro, quindi una mappa con 95, anche perché c'è il problema della 100, che ormai non so perché non si trova più, specialmente nelle mie zone. Mappa tranquilla, 350 cavalli, quasi 500 newton di coppia. E niente, abbiamo poi ovviamente la meccanica che abbiamo risistemato per colpa dell'incidente, tutto il lato sinistro, un po' di cose, un po' di roba, abbiamo ritarato gli ammortizzatori anteriori, quello sì, ci tengo a dirlo. Che ammortizzatori monta questa? Porta i B14, però grazie all'incidente, tra virgolette, alla sfortuna, alla fortuna, abbiamo fatto una ritaratura un po' più su specifica mia, visto le B14 strade. Bilstein, sì. Riallacciandoci al discorso di prima, Daniele Taglienti di Elaborazione Taglienti è anche il mio meccanico, quello che poi ha costruito, preparato, ideato, pensato l'Alfa Romeo 147 con la quale abbiamo corso da poco. Quello che voglio dirti è che magari sembra assurdo a te o a loro che ci ascoltano, che quando ho guidato questa macchina la prima volta, che aveva anche forse qualche cavallo in più, era bellissima, abbiamo fatto un gran video. Oggi è ancora più bella, nel senso che è più guidabile, più affilata tra le curve, mi piace molto di più l'erogazione che ha il motore, è più spendibile e riesco, ovviamente, poi lo vedremo tra poco sulle curve, a sfruttare meglio 350 cavalli reali. Bravissimo. Me l'hai portata a Campo Imperatore quest'estate, mi ha detto: Matteo, riprovala un attimo. Esatto. E io sono salito, raga, ho detto: senti, ma che hai combinato qua? Dice: no, è cambiato poco, però è stata messa a punto meglio, con criterio, da ovviamente un elaboratore, seguendo anche i tuoi consigli, perché sei il proprietario, che ha capito le tue esigenze e che è anche, oltre ad essere un ottimo meccanico, anche un pilota. Per Esattamente. Cui Daniele gli ha chiesto: ma dove la vuoi guidare? Lui principalmente sui passi, perché dovete sapere che lui è un lupo solitario, ragazzi, questo lo beccate tra i passi da solo con questa macchina. Esatto. Ti si sente arrivare da lontano. Sì. No, e quindi siamo arrivati a un livello fantastico. Penso che sia ora. Com'è che dici tu, sta macchina dove va? Dove va? Cioè, quando ti ho detto: ma che fai, te la vendi? No, questa muore con me. Ecco, questa muore con me. Non ci sta. Però adesso io me lo scrivo qui davanti a tutti i follower di Officina del Pilota. Scrivetelo, non ci sono al problemi. Massimo ne prendi un'altra se dovessi avere l'occasione, le possibilità. Questa te la tieni. Questo è stato un traguardo della mia vita, quindi indelebile. Sì. Bellissima la colorazione del grigio. Grigio stilt grey. Stilt grey pastello. Che mi piace tanto. In montagna, con una giornata un po' nuvolosa così, risalta parecchio, ma anche sotto al sole si accende. Sì, si accende di più. Secondo me si valorizza ancora di più con la scelta del cerchio nuovo che hai messo. Esatto. Che è cambiato rispetto a prima. Sì, eravamo sul nero lucido, adesso abbiamo preso questo bel bronzo che mi piace tanto, infatti ecco, come hai detto anche tu, risalta molto di più. Piccolezze, abbiamo risistemato il colore per lo spoiler, rifiniture col nero lucido e i terminali di scarico. Piccole cosine. Esteticamente anche è rimasta come l'auto originale. Questa ha quello spoiler là è dell'RS, la sua derivazione RS, la quattro ruote motrici. Ok. Quindi siamo rimasti comunque nell'originale. Okay, vedi, auto spaziosissima, tra l'altro ottima per l'uso daily, estremamente confortevole, lo dico. Qualche giorno fa guidavo la RS di Johnny. Ciao di Johnny, sì. Grande macchina. Ciao Johnny. Fantastica, meravigliosa, so che vi conoscete. Sì. Questa è quella che magari per un uso quotidiano, come fai tu, è ancora più comoda, più confortevole. Quella lì è molto estrema. Perché dico che è estremamente valida da comprare quest'auto? Uno, perché qui dietro c'è uno spazio enorme, comodissimo anche per la famiglia, tu hai una figlia, sedili in pelle, è una macchina robusta, tutte le parti estetiche dell'interno, anche con questi richiami più sportivi, vedi, logo ST eccetera, ti danno quel giusto mix tra una macchina performante e una macchina da usare tutti i giorni. Esattamente. È proprio una gran bella macchina e suona anche bene, pensa. Di che anno è? 2017, novembre ecco. 2017. Comincia ad avere i suoi annetti pure lei. Pure lei, i suoi chilometri. I suoi chilometrini. 111.000 chilometri, va che un bijou. Una macchina da 1380 kg, che è grande, spaziosa, ma pesa ancora sotto i 1500, quindi io, sai, no? Come la penso? Sì, lo so. Sotto i 1500. Anche io la penso un po' così. Ancora mi affascinano, un pelo di più. Cambio manuale, 3 pedali. Ha una serie di caratteristiche che la mettono, diciamo, abbastanza su nella scelta
Esatto. Per un eventuale acquisto. Oggi quanto costa un'auto così? Costa almeno 100.000 km. Sì, più o meno di quest'annata. Si trova sui 23-24.000 euro. Ancora ha mantenuto un pochino. Ovviamente l'RS, la sorella maggiore, mantiene tanto più. Sì. Spesso viene un po' sottovalutato. 23-24, che ricordiamoci sempre, sulla mia esperienza, le auto possono avere 50 come 250.000 km. La paura di comprare un'auto molto chilometrata esiste, c'è, sì. Però ricordatevi sempre che è meglio comprare un'auto tenuta bene, con cura, da un vero appassionato, con più chilometri, piuttosto che un'auto magari meno chilometrata che è stata trattata così, perché poi noi non abbiamo la palla di vetro e sappiamo che cosa c'è lì dentro. Assolutamente. Di base bisogna sempre avere rispetto e fare tanta manutenzione. Sì. Ogni volta che io compro una macchina, mi faccio una passeggiata, mi porto un amico, un meccanico, un po' di esperienza ce l'ho. Ci vuole. Però parlando col proprietario, guidando la macchina di persona, mi rendo conto se poi effettivamente è stata tenuta bene. Con la persona che te la vende, è vero. A volte il privato è molto meglio della concessionaria, perché capisci proprio che questa macchina ha avuto un valore per lui, che magari la vende a malincuore. Però ecco, le esigenze cambiano, oppure i gusti cambiano, per cui secondo me andare di persona a vedere la macchina prima di comprarla, provarla e fare una chiacchierata col proprietario è fondamentale. Sì. Dai ragazzi, che ne dite? Ci andiamo a fare un giro? Adesso tu l'accendi, io me l'ascolto un attimo. Va benissimo. Pure qua davanti fa quel rumorino. Sì. Lo so che ti piace pure a te, lo so. Sì, soprattutto sempre, è una droga. Un bel suono, gustoso, fragrante, corposo. La portiamo su strada, andiamo. Abbiamo un piccolo problema, la seconda gratta, me lo spiegava poco fa Ciro, sono appena salito, voglio sentire rispetto alla versione originale di questa ST come va. Siamo passati attraverso al primo video fatto su YouTube dove Ciro aveva molti cavalli, ma forse la macchina non era affilata come adesso. Elaborazione Taglienti ha fatto fare un ulteriore step a questa macchinina che, senza controllo di trazione, sentiamo come esce da qua. Le sensazioni che mi danno le Ford sono sempre più o meno le stesse, ovvero quelle di avere una vera e propria arma tra le mani. Poi l'arma in mano, che ti dà anche un bel po' di fiducia, si tramuta in un piacere di guida davvero sensazionale. E ogni volta che rilasciamo il gas, questo silenzioso, tenue, ma sempre presente sbuffo della turbina, che rende tutto un pochino più bello e divertente. Tanta tenuta, regala fiducia, soprattutto sul retrotreno. Retrotreno perfettamente collegato all'avantreno. Sull'avantreno, ragazzi, c'è poco da discutere, anche perché il wave track che monta, il differenziale autobloccante che blocca fino al 60%, rende l'uscita curva di questa macchina particolarmente piacevole, perché abbiamo tanta trazione, abbiamo poco spinning delle gomme anteriori, nonostante la notevole cavalleria di 380 cavalli, che poi, sai, abbinata ad un peso di circa 1380 kg, rende l'auto aggressiva, sportiva. C'è comfort qua dentro, c'è morbidezza, ma c'è anche quel modo di guidare davvero hooligan. Ascoltiamo qui. Non sento ancora la fiducia per poterla spingere un po' più forte sulle curve lunghe e veloci, perché ci sono appena salito, ma penso che il potenziale
Sì, altissimo. Sul discorso della frenata, Brembo quattro pompanti non ha il mordente che ha per esempio la Ford Focus di Johnny. Quello appena sfiori il pedale ti catapulta fuori dal parabrezza, questo è più modulabile, il che non è male per un discorso cittadino. Forse qui, a questi ritmi, su questa strada mi sarebbe piaciuto un pelino più aggressivo, però i pedali sono messi nel punto giusto. Nelle curve strette fa paura, gli appoggi sono pressoché perfetti e il modo di comunicare dello sterzo non mi fa rimpiangere nessuna altra hot hatch a trazione anteriore in commercio, sia Young Timer ma anche di oggi. Macchina fantastica. Sentiamo il motore. C'è un leggero spinning di prima, ovvio, tanta potenza. Il motore sale lineare, c'è la botta del turbo, la sento, l'avverto, è piacevole, ma poi sopra i 5 continua a tirare. Appoggi in curva, inserimenti transitori, qualità dello sterzo. Questa macchina è veramente uno tra i migliori best buy del momento. Madonna come va, oh! Sentiamola qui, giù tutto. C'è una trazione questo wave track, dico che sì. Rispetto al Quaif si sente quel bloccaggio al 60%. Esatto. Evitiamo i sassi qui, giù, sentiamola qua. Guarda come ti porta fuori. Sì. Dai, da pazzi. Senti come abbiamo allargato, però sì. Comunque non ti tradisce il posteriore. No, esattamente, bravo. La barra che ho messo dietro in descrizione dava proprio questo, è stata testata appositamente per STRS, ok, è provata in pista proprio e la descrizione era proprio questa, di un 40% in più, è tanto. L'ho sentito tutto, è tutt'uno, una piccola modifica che fa tanto. Esattamente, un tutt'uno con l'anteriore. Io quando solo la montai e l'ho guidata su strade che conosco, sembrava che avevo un collante fra l'anteriore e il posteriore. Questa barra va a valorizzare ciò che già è buono di suo, il telaio. Esattamente questo volevo dire. Non vorrei far passare quel messaggio che è una macchina che ha bisogno di tante modifiche. È una base ottima, sì. Ragazzi, ma anche portare la semplice Focus 1500 diesel. Sì. La base è proprio ottima e con piccole cose, qua c'è un assetto e due barre dubbi anteriori e posteriori, non è che chissà che cosa. È quattro gomme pure. E le gomme che sono? Continental Sport Contact 7, sono qua fantastiche. Che sono belle. Io l'asfalto c'ha grip, l'hai sentito? Qua l'asfalto. Come ti è sembrata questa strada? Guidata da te. Mi hai dato soddisfazione perché l'hai portata in un modo che ancora non l'avevo guidata. Sentita. E sono molto felice perché la trovo piantata proprio a terra. Bellissima. Sterzo sempre estremamente diretto come quello, sì, della RS. Ford su questo è sempre stata precisa, il volante, il telaio. Sono macchine che chi le guida poi capisce, sì, ciò che dice il proprietario, ecco tu che stai guidando. Devo c'è dire una che grande base, Matteo. C'è una grande base. C'è una grande base con queste cose che ho fatto. Ci sarà da fare ancora altro perché. Posso deliberare? Sì. Allora, senza voler scontentare nessuno, essendo il massimo, il
più onesto possibile, questa e quella di Johnny sono le due migliori Ford sul quale io ho messo le chiappe, ma penso anche che dalle modifiche fatte siano tra le migliori che ci sono in Italia, se non le migliori. Ti ringrazio, assolutamente. C'è tanta passione dietro, tanta informazione. In Italia è un po' più difficile con questo brand, però ecco il messaggio che lancio, che a volte di non andare a guardare chissà che cosa. No, ma anche perché hai sentito, cioè tu, allora, stando a destra senti più velocità, questo sì, lo so. Sì. Non abbiamo avvertito il bisogno di avere più potenza, abbiamo valorizzato tanto e goduto di un'ottima messa su strada in termini di ciclistica. È la direzione dove sto andando, infatti... Tanta roba, avremmo potuto forzare di più delle curve, se questa strada fosse stata chiusa avremmo magari fatto traiettorie più da cordolo, quindi andando a tagliare punti e cercando di prendere il punto di corda il più possibile, cosa che non si può fare per strada ovviamente, tipo in questo caso avremmo chiuso qui e ci saremmo allargati da fuori, per cui tu hai visto che anche caricando tanto lo sterzo in seconda marcia nei tornanti rimane lì, è impressionante, c'è stato un tratto in cui c'è stato un pelo di sottosterzo, ma perché ero così esatto, e giù tutto proprio. Quindi per portare alla frusta per vedere dove va, perché volevo sentire il comportamento del differenziale autobloccante che hai montato, che voglio dire sembra un bacci. Sì, no, è grandi soddisfazioni. È lamellare o è parzialmente? Loro hanno un sistema che praticamente è fra l'autobloccante classico e un lamellare. Hanno creato, Wavertrack ha creato questo suo brevetto, che non tanto è vero che l'ho revisionato da poco, si è usurato per i suoi chilometri, e tanto è vero che l'hanno voluto loro, solo mettere mani loro, non fanno mettere mani, non lo fanno toccare, è stato mandato in Inghilterra e fatto rifare. Ho capito, c'è una macchina stupenda, ogni volta che mi fai salire su sta macchina mi fai tornare il sorriso, porca miseria. Ti ringrazio Ciro, ragazzi, Ciro ormai è diventato un amico, perché dopo il primo video che abbiamo fatto ci siamo incontrati a raduni, ci siamo scambiati i pareri sulle auto, cerchiamo di sentirci il più possibile, perché per me è veramente una grande soddisfazione, anche per me. Madonna, che orco che è! È un orco! Allunga tanto! Ma giù a fianco non si può stare, comunque! No, lo capisco. Dai, sentiamo qua! Abbiamo preso un piccolo limitatore. Percorrenza curva ai 210 km orari. Senza parole! C'ho la mano, senti, tocca! Tocca! Sciamorca, sto fragile! Prossimo step sulle barre anti-rollio complete, anteriori e posteriori, con biellette e quant'altro, tutto maggiorato, che sono favolose. Anche l'assetto B14, che l'hai fatto ritarare, ha reso il tutto ancora più speciale. Esattamente. Io, guarda, voto 9 su 10. Grazie. 9 su 10. Bravi Bilstein. Bravi. Bel lavoretto. Ma bravo anche tu, che sei stato in grado, perché evidentemente hai capito come vuoi guidare, di mettere giù una macchina che sui passi di montagna, sulla strada che io conosco benissimo come le mie tasche, perché faccio sempre, dove guido tutte le auto che porto sul canale, mi ha fatto emozionare, divertire, mi ha dato tanta fiducia, soprattutto nel tratto seconda, terza, quarta, piena su quei transitori dove la macchina si muove anche molto perché ci sono delle buche, e mi ha comunque dato quella fiducia per poter tenere giù il gas. Esattamente, l'obiettivo era questo. Se tu fai le cose per farmi godere a me, se gli obiettivi tuoi sono questi, allora per me va bene così, Sempre. Cerchiamo di trovare dei secondo step migliorativi ancora sempre di più. Secondo me tu quando pensi alle modifiche pensi alla faccia mia. Bravo! Esattamente, bravo. Che questo ce la già fanno a te. Che grande che sei. Vabbè, allora con Ciro ci rivedremo nel prossimo episodio, magari tra un annetto o due. Pure prima. Va bene. Dai, di nuovo ragazzi, un bacio grande e iscrivetevi al canale. Sempre ragazzi, sempre. Mi raccomando. Sì. Con tutto il cuore. Due fettuccine, mo? È ora di pranzo. Ovvio. Grandi, ciao. Ciao raga.